stasera no. Chiudo 10. Lo dice adesso. Devo dire il giro di 105 va grande. Senti, era rigore sul gol, non gol, non si sa bene, non si capisce bene ancora. Però è una partita che primo tempo bruttino, secondo tempo. Credo che fosse finita pari. Per noi era un punto che pesava. Non averlo ottenuto per una brutta giornata del direttore di gara. Non tanto il rigore, ma tante piccole, anche l'ultima palla di Sinigaglia. Stava entrando. Là mi sono innervosito, non tanto per il rigore, là mi sono innervosito. C'è una palla dentro lato, rischi di nella partita. Dopo che è successo quello che è successo. E allora dico una brutta giornata da, della terra di gara. Non una bella partita. Un po' di esperto, ottavo anno. Non una bella partita, né dalla parte del Varese, né dalla parte nostra, non in linea con le ultime gare che abbiamo fatto, però credo che Salernana avesse pareggiato. Era da 0-0, dai. Però mettiamo alle spalle questa parte e pensiamo alla Juve Stadio subito. Capacità di reazione c'è sempre stata, Mimmo, no? Non ci deve essere. Ora più che mai ci vuole. No. Quanto giocato alla fine per forza. C'è stata la partita di Cittadella, c'è stata la sconfitta di Verona. Ci deve stare. Vuol dire che il nostro destino è quello di soffrire fino alla fine. Senti, un passo indietro perché squadra stanca, la terza partita dopo in sei giorni, un abbassamento di tensione. No, noi siamo una squadra che se perde due o tre elementi nel gioco, nella dinamicità, nella cattiveria, nella determinazione, soffre. Anche se non abbiamo rischiato mai niente. L'unica cosa che mi fa arrabbiare è il gol preso in mano niente.